Finisce 0-0 tra Campitello e Gualdo, il risultato è giusto ma il punteggio poteva essere sicuramente più colorito viste le numerose occasioni da gol create da una parte e dall'altra nel corso della partita, a dispetto di un terreno di gioco veramente insidioso. Nella prima mezz'ora praticamente le due squadre si studiano, c'è soltanto al 21esimo una punizione di Pandolfi e poi il Gualdo, che già è in campo in una formazione rabberciatissima, deve fare a meno anche di Ramazzotti sostituito da Giovanni Romanelli. Il Campitello, che a sua volta ha problemi di formazione a causa influenza, prova a farsi vedere al 28esimo con una punizione di Camilletti alta di poco. In tre minuti i padroni di casa costruiscono tre clamorose occasioni da rete, sui quali, in due delle quali è prodigioso veramente il portiere Ruggeri. Inizia al 33esimo con un cross di Mancini, colpo di testa di Fausti, a botta sicura, prodigiosa la risposta del portiere del Gualdo. Poi un minuto dopo ancora Farneti su un cross, Fausti su un cross dalla sinistra cerca l'aggancio di tacco ma ancora Ruggeri distinto respinge, e al 36esimo i padroni di casa pericolosissimi con Rocchi che tenta il pallonetto dalla distanza, la palla scivola alta sopra la traversa. Si fa vedere il Gualdo al 40esimo con un lancio di Pandolfi per Giovanni Romanelli partito sul filo del fuorigioco. Il suo tiro di sinistro solo davanti a Santucci, non inquadra, allo specchio della porta. Ancora Giovanni Romanelli, pericoloso al 42esimo con un cross radente dalla sinistra. La palla scivola sotto la pancia di Santucci con nessuno del Gualdo pronto a spingere in porta il pallone che attraversa tutta la linea. Nella ripresa c'è subito un'uscita di Ruggeri sui piedi di Rocchi e poi ancora la chiusura del portiere su Fausti che cade a terra ma non reclama nella circostanza. Al decimo si fa vedere il Gualdo con una punizione di Avrilà respinta con i pugni da Santucci. Al 14esimo ancora Gualdo con un calcio d'angolo di Avrilà. Rizzotto avrebbe la palla buona da spingere in porta ma da sottomisura manda sopra la traversa. Ancora Ruggeri, che è il libero aggiunto praticamente del Gualdo, al 26esimo va in uscita fuori area su Prosperini. Alla mezz'ora Gualdo pericolosissimo con uno slalom di Ragni che serve Gentili, il cui tiro di sinistro termina di poco, alto sopra la traversa. Al 39esimo ancora il solito Ruggeri va in uscita fuori area su Prosperini e al 43esimo il Gualdo si fa vedere con Cecciuà che cerca di caricare il suo destro dall'interno dell'area ma c'è una deviazione da parte della difesa del Campitello che salva veramente una opportunità clamorosa per il Gualdo. Ma quella più ghiotta la squadra di Beruato ce l'ha al 45esimo quando Gentili si presenta solo davanti a Santucci, lo salta ma si allunga troppo il pallone perdendo così l'opportunità di spingerlo in porta. Ancora le due squadre anche nei tempi di recupero cercano di superarsi e Prosperini, entrato a metà ripresa al 46esimo dall'interno dell'area di rigore, cerca la conclusione al volo ma c'è ancora la parata di Ruggeri. Migliori in campo per il Gualdo Ruggeri, per il Campitello Camilletti.